Allora, Cristian Vigilante, è stato un bel derby, ha vinto l'Alianzura per 77-72, però avete avuto il merito veramente di non mollare fino all'ultimo. Beh sì, è stata una partita vincente fino alla fine, come ci aspettavamo. Abbiamo pagato il primo quarto dove abbiamo preso 27 punti, diciamo quello è stato il gap che abbiamo fatto fatica, abbiamo ricuscito il terzo quarto andando anche sopra di 7, però poi ovviamente siamo un po' crollati. Sapevamo ovviamente che loro erano una grande squadra e hanno dimostrato questo. Tutto per una partita così, per una decisione finale che io condivido sinceramente, perché il fallo c'era, quindi era inutile dare la coppa agli altri, la coppa è solo nostra, abbiamo peccato un po' di ingenuità. Senti, comunque nulla al di là di questa sconfitta può mettere in secondo piano tutto quello che avete fatto fino ad adesso? No, questo anzi mi dà adito che sotto di 15 punti la squadra è riuscita a ricucire lo strappo, anzi siamo andati sopra, quindi io alla squadra non posso dire niente, dobbiamo recuperare le forze e andare avanti per mercoledì. Un appunto solo, dispiacere solo di una persona ridicola del presidente del Nardò, che ha continuato a fare gesti nei miei confronti brutti, però va bene così, è una persona ignobile. Senti, mercoledì come te l'aspetti? È uguale, stessa battaglia, stessa partita, quindi c'è un'altra partita dura dove entrambe le due squadre possono vincere, possono perdere, e sarà un'altra partita tirata fino all'ultimo secondo come questa. Grazie. Ciao Cristian, grazie a te. Ciao.